Un saluto a tutti i lettori di HDBlog. Finalmente Android 4.3 è arrivato ufficialmente in Europa per Galaxy S4. In questo momento stiamo guardando l'aggiornamento Android 4.3 versione tedesca, che sarà identico alla versione italiana, semplicemente in Italia ancora non è stato rilasciato ufficialmente, ma arriverà comunque entro la fine del mese. Un aggiornamento che porta una serie di caratteristiche nuove a livello di interfaccia, a livello di gestione generale della UI e caratterizza il Galaxy S4 per una velocità generale maggiore, un'ottimizzazione tangibilmente superiore rispetto a Android 4.2.2 e soprattutto qualche caratteristica ripresa un po' dal Galaxy Note 3. Per esempio, all'interno delle impostazioni possiamo andare a vedere come la gestione generale del sistema veda Android 4.3.3 con Build MJ5, che è appunto la gestione software che vediamo in questo momento sul dispositivo tedesco e che arriverà anche in Italia. A livello di gestione memoria non è cambiato niente, sono circa 9,3 GB disponibili, visibili per l'utente, poi a seconda di quello che installate o avete, avrete meno spazio, ma poi grazie alla memoria espandibile non ci saranno grossi problemi di gestione appunto dei vostri file. All'interno dello schermo troviamo la modalità di schermo con l'adattamento della visualizzazione, quindi avremo la possibilità di adattare dinamicamente l'immagine oppure di scegliere dinamico standard, foto professionale o filmato a seconda di quello che desiderate come impostazione predefinita del display. Sempre all'interno del display abbiamo la modalità lettura che ci permette di andare a selezionare tutta una serie di applicazioni che possono essere gestite tramite questa modalità e che ci permettono di avere una gestione migliore della modalità appunto lettura. Qui stavamo installando Samsung Knox. È una novità importante per quanto riguarda la sicurezza. Knox ci permette di avere un'area completamente modificabile e diversa dalla nostra area di lavoro della TouchWiz, in cui, come vedete, abbiamo meno programmi. In questo caso i widget sono soltanto due pagine e, per esempio, possiamo comunque aggiungerli tranquillamente all'interno dell'interfaccia. E come vediamo, l'interfaccia è molto diversa dalla TouchWiz che abbiamo visto fino adesso. All'interno, per esempio, della galleria non avremo immagini, non avremo foto, mentre comunque rimangono tutte le caratteristiche della fotocamera, ad eccezione di alcune opzioni. Come vedete, non è presente la modalità modo, non è possibile selezionare modi diversi, ma è possibile effettuare comunque foto senza particolari problemi. Foto che abbiamo scattato, che è adesso presente nella galleria e che però non ritroviamo all'interno della TouchWiz ufficiale. Infatti, ritornando alla TouchWiz, vedrete che nella galleria di immagini avremo una foto simile, ma non è esattamente la foto che abbiamo scattato prima, e come vedete comunque ci sono molte altre immagini presenti all'interno proprio dell'interfaccia. La galleria è stata ripresa dal Galaxy Note 3, in questo caso la qualità è veramente migliorata rispetto ad Android 4.2, abbiamo una velocità maggiore di interazione con tutti i file e ovviamente all'interno delle impostazioni della camera nella gestione TouchWiz classica, quindi non Knox, abbiamo invece la modalità modo con tutti i vari presetti, vari filtri che Samsung ha creato e che ci permette di andare a gestire tranquillamente tutte le opzioni della fotocamera. Fotocamera che non ha avuto miglioramenti reali a livello qualitativo, ma che comunque, come vedete, è molto rapida e molto ben gestibile. Knox è poi comunque richiamabile con velocità tramite la gestione delle notifiche. Il tasto Home ci permette di gestire le classiche opzioni di controllo del multitasking di Google Now e della gestione della RAM. Gestione della RAM migliorata in maniera importante rispetto ad Android 4.2.2, quindi abbiamo un maggior quantitativo di RAM che rimane libero e comunque sia una velocità maggiore nella gestione generale dell'interfaccia. Knox è poi comunque disattivabile tramite questo blocco, e quindi per ritornarci bisognerà necessariamente andare a inserire la password. Come avete visto, nell'area widget qui abbiamo molti più widget rispetto a quelli che abbiamo visto sulla pagina di Knox. Qui è possibile poi saltare velocemente da una pagina all'altra, così come è possibile andare a fare il multitouch, il pinch to zoom, sia sul widget, sulla home che sulle applicazioni.
Novità piccole anche per quanto riguarda la parte messaggistica che vede l'utilizzo di una tastiera simile a quella del Galaxy Note 3, con la possibilità di utilizzare il cursore per spostarsi, di utilizzare tutti i nostri sticker e quindi il nostro elenco appunti con tutte le note incollate, testi o quant'altro che possono essere richiamati facilmente attraverso la gestione appunto della clipboard, la possibilità di andare a cancellare tutti i clipboard che abbiamo fatto, semplicemente andando proprio a eliminarlo dall'elenco appunti, oppure andare a gestire all'interno delle impostazioni la gestione della scorrimento continuo, quindi l'inserimento scorrimento continuo, che in pratica ci permette di scrivere direttamente senza togliere mai il dito dallo schermo. Gestione poi che vede la presenza di un miglioramento importante di internet che in questo momento abbiamo attivato le funzioni vocali all'interno di delle impostazioni, che vabbè non stiamo andare a disattivare, comunque sia internet è migliorato molto, è migliorata la gestione del multifinestra, come vedete è possibile avere questa anteprima come il Note 3, quando andiamo a vedere andiamo ad aprire una nuova finestra è possibile selezionare i siti più visitati oppure andare nelle impostazioni e quindi gestire impostazioni, ecco, pagina iniziale invece di siti più visitati, pagina corrente oppure pagina preferita oppure altri siti, quindi mettere magari HDblog nei siti preferiti. Torniamo su appunto HDblog, eccolo qui, la velocità di gestione internet è migliorata tantissimo rispetto a prima, quindi l'Android 4.2.2, il pinch è veramente ottimo, rapidissimo, non ci sono grossi problemi di gestione, da questo punto di vista il miglioramento è sensibile, anche la velocità con cui si riesce a gestire i contenuti multimediali, qui per esempio vediamo se riusciamo a aprire questo video di YouTube, abbiamo cliccato ovviamente una pagina, visto che aspettiamo il caricamento di questa pagina possiamo saltare su The Verge, The Verge che ovviamente in questo caso si ricarica perché non avevamo ancora aperto il browser dall'ultima volta, mentre The Verge si ricarica noi andiamo a riprendere la pagina di prima che non ci ricordiamo più qual è, no, era quell'altra, avevamo aperto HD Magazine ed ecco qua, anche con HD Magazine non ci sono nessun tipo di problema nella gestione generale dell'interfaccia, pin, pan e via dicendo. Su The Verge la velocità di gestione è discreta, The Verge è un sito piuttosto pesante, dunque è migliorata rispetto a prima a 4.2.2, ma su The Verge ancora qualche piccolo, come vedete, incespicamento è presente. Purtroppo da questo punto di vista la gestione su The Verge è migliore su altri dispositivi, per esempio HTC One è uno di quelli che ha meno problemi su The Verge, ma è appunto una caratteristica di The Verge, quando poi andiamo su altri siti in realtà la velocità è assolutamente piacevole e non ci sono problemi. Come dicevamo è migliorata molto anche la gestione generale dell'interfaccia e della RAM. Per il resto, all'interno del multi Windows troviamo praticamente le stesse opzioni, purtroppo non è stato portato quello che avevamo visto sul Note 3, quindi la possibilità di utilizzare magari due applicazioni uguali insieme e splittarle, ma per esempio dovremo per forza andare ad aprire in questo caso il browser Chrome per avere due pagine aperte simultaneamente. Sono presenti comunque all'interno dell'area superiore di modifica tutte altre applicazioni come Play Store e programmi che prima non erano presenti e all'interno del menu del blocca schermo è poi possibile andare a modificare i collegamenti, andare a inserire widget come Android 4.2.2, però la velocità con cui si riesce a interagire è a nostro parere migliorata rispetto appunto al precedente update. Android 4.3.3 chiaramente offre tutte le opzioni poi di quick settings e gestione
completa dell'interfaccia. La touch width è quella, non è cambiata profondamente, ma è migliorato molto tutta la fluidità del sistema, la gestione in generale e l'utilizzo appunto dello smartphone in punta di dita. Abbiamo utilizzato, come detto, più o meno per 12 ore il telefono. Ci sembra forse che ci sia un piccolo miglioramento anche per quanto riguarda l'autonomia, che comunque si attesta tranquillamente su una giornata di utilizzo medio intenso, senza dover ricaricare appunto lo smartphone. Questo è Galaxy S4 con Android 4.3 ufficiale tedesco, che non avrà differenze rispetto alla versione italiana ufficiale. Un saluto a tutti i lettori di HD Blog, da Niccolò.